Nei blocchi dell'Ancient City. Tanta roba! Signori, benvenuti in un nuovo. Ah, pure un diamante sopra. In un nuovo video di Minecraft, ovvero nell'episodio 7 di Minecraft Hardcore. Quest'oggi, in verità, io stavo semplicemente girando per il mondo come sempre, e ovviamente registro perché non si sa mai che cosa succede. E niente, sarà un episodio dedicato all'esplorazione dell'Ancient City a questo punto, perché l'abbiamo trovata random in caverna. L'unico problema è che già vedo uno spawner del Warden. Ok, ora siamo già un po' più safe. Ok, allora, mi sono dimenticato il diamante, quello è prezioso, quindi evitiamo di perderlo. Vabbè, per ora, finché non spawna nessuno, possiamo anche tenere la torcia, molto problema. Massimo, teniamo il totem bello vicino. La mia acqua, la prendo. Scendiamo tranquilli. Allora, qua non dovrei fare danni perché. Fire protection, music disc, la name tag. Oh, prendiamo un po' di roba. Allora, ci mettiamo un waypoint, quindi diamo tipo start. Almeno mi ricordo da dove sono arrivato. E sfruttiamo l'acqua per scendere. Ora, noi abbiamo bisogno sicuramente di trovare Swiftnick, e lì ci sono due warden spawner, quindi non ci vado sicuramente. Mentre di qua sembra abbastanza safe, credo. C'è uno shrieker. Chiamavano Shrieker, non mi ricordo più il nome dello spawn, ragazzi. Cioè, non lo ricordo più. Devo vedere se non ce ne sono. Brutto sto rumore di Minecraft, se non ce ne sono altri. Ok. Chest, per ora non ne vedo. Lì c'è un altro Shrieker. Quindi provo a passare da dietro. Si sono buggati, si continuano ad attivare da soli. Allora, smettete? Mi avete un po' rotto le palle. Via anche tu. Allora, di qui non c'è nulla, quindi si può aprire la chest. Beh, regeneration interessante, un fire aspect. Poi, qui nulla. So che di qui finisce le. Lì non c'è più Ancient City, quindi dovremmo andare di qua. Quelli stanno buggando tutti. Ok, devo stare un po' più attento quando mi muovo. Allora, smetti di attivarti, tu infame. Grazie. Ok, qua si può camminare. Qui si shifta, ovviamente. Io sono arrivato da là e vorrei scendere sotto. Qua dovrebbe esserci qualche chest. No, ci sono tre shrieker addirittura. E se sto attento a non attivarli, posso anche passare. Questo lo togliamo. Salve. Ma credo che qui non ci sia niente di utile. Solo un altro coso. Quindi leviamoci dalle scatole. Allora, signori, mi sono spostato un po' perché quella zona con tre shrieker era abbastanza pericolosa. Qui ce n'è un altro, quindi tensione. Ok, hai paura tu? Oh, Swift Sneak, quello che ci serviva. Torce. Un altro Swift Sneak. Continuerai comunque a esplorare la zona. Mi sono già perso. Qui non c'eravamo già stati. Ho visto. Shrieker vuol dire comunque che ci sono delle ceste qua vicino, giusto? Sì, infatti c'è lì una chest, ma ci sono due cosi dello spawn, che non va bene, quindi quella chest non potremo toccarla. Mentre di qua c'è un altro di quei cosi, niente, giusto? No, ce n'è un altro anche lì, ma neanche una chest, ce n'è ancora uno addirittura. Mi sono cagato in mano, quello era un affogato per fortuna, sembrava un coso. Perché nuota tutto storto? Boh, qua c'è un bel corridoio. Oh, attenzione, niente. Chest 0, però c'è uno shrieker. Un altro, ma quanti ce n'è? Ma basta, mi avete rotto le palle. Vorrei provare a passare di qua e vedere se c'è qualcosa. No, assolutamente niente. Forse lì dentro, sperando che si possa passare in qualche modo. Ok, si può salire. Si può. C'è una chest. Ho rischiato tantissimo. Non è che sono già stato qua? No, un acqua affinity su Sneak. Altri skulk. L'ametista, che buono. Non avevo ancora mangiato. Non siamo ancora andati. Salve. Posso piazzare blocchi, forse? Oh, salve. Qua non dovrebbe esserci una chest dopo le candele. Credo. Sì. Niente buono. Una god apple. Qua dovrebbe essere al contrario. No, c'è solo da una parte.
Credo di aver esplorato abbastanza, ma non aver trovato non molto. C'è qualcosa lì dietro, no? Quello che l'aveva visto. Ah, lì dentro non sono ancora stato, credo. Ci devo fare così. Ma è sempre la zona di prima? O è tutto uguale? No, questa è la zona di prima. Quindi per esplorare roba nuova dovrei andare tipo qua. No, non create waypoint, temporaneo. E sì, però se me lo fai... Eccolo, tanto qui ci si può muovere tranquilli. Qua un po' meno. No, 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 ciccio. Non adesso, non è ora di attaccarmi. Fai solo rumore, stupido scheletro. Devi proprio sentirti inutile per rompere le palle a me. Oh, che rompi cazzo. Qui c'è qualcuno? Sì, mi pare di vedere roba. Quello è un bel posto dove andare, eh? Anche perché c'è una chest e uno shrieker. Posso rischiarmela e rompere quello. Tutt'al più scappo via e non mi succede niente. Non ha attivato lo shrieker. Strano. Pure erano connessi i cosi. Vabbè, tu verrai via. Ah, due chest, buono. Ok. Ah, queste sono interessanti, eh. Anche i libri, c'ho scorta. Qua? Una zappa, wow. Con queste ci faccio XP. Lì ci sono già stato, credo di no. Lì c'è il waypoint. Quella è una cesta interessante. Oh, attenzione. Non ero già venuto qua? Sembra tutto uguale al posto. E invece, sì, mi sa che qua sono già stato. Esatto, mi sa che abbiamo esplorato tutta questa Ancient City perché non troviamo più niente. Lì c'era lo start, quindi questa è l'area che abbiamo esplorato. Ah, è vero, perché essendo in caverna non si vede l'area sopra, quindi dovremmo risalire. E rieccoci qui a casa. Salve signori, sono tornato. Come va? Ah, le shard le lasciamo via. E boh, anche questo. I libri a sto punto li mettiamo nella loro chest, che è questa. La vela d'oro la teniamo qui. Il music disc parte. Lo mettiamo qua. Mangiamo. E quasi quasi questi pantaloni ce li mettiamo. In verità questi pantaloni sono letteralmente inutili, perché li possiamo benissimo lasciare qui sopra con le 25 torce e le name tag. Anche 3 diamanti, via. Allora, in verità possiamo fare degli altri piedini, perché gli altri sono qua, e ci mettiamo Feather Falling perché è molto semplice da trovare al livello 24. Cioè, adesso è una casualità che ho 24 livelli, ma me ne serviranno di più. Semplicemente bisogna portare la libreria a 24, 26, 24, e bisognerebbe trovare più facilmente Feather Falling. Beh, che vi ho detto, se mettete a 24 lo trovate più facilmente, o in 2 o 3 enchant. L'unica cosa, tanto costa 24, quindi posso effettivamente prendere 3 lapis, fare così, così, e non sono neanche male. L'unico enchant che mancherebbe è Mending e Depthstrider 3. Depthstrider 3 che magari troviamo su questi. Così, tanto quel prot 4 se alleniamo un prot. Ecco, Depthstrider 2. Adesso dovremo ricraftare le librerie. Quante erano le librerie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché però 60.000 libri? Perché li ho rubati da qui? Non mi ricordo. Bene, andiamo a farmare un attimo alla farm. Così torniamo su al 30. Prima si dorme. Concludiamo i piedini, a questo punto concludiamo i piedini, poi andranno ovviamente fatti in netherite, queste cose qua. Il nether è un po' rotta la luce, però vabbè, di qua è un po' smonco. Allora, tu mi hai già cassato la wallera, giusto mai tenere le ciorce, sempre il totem, non si sa mai. Stavolta ci vado in barca, e giusto, con sweeping edge avremo... no, è vero, looting, non sweeping edge, ho sbagliato. Con looting si farmano circa 60, forse poco meno, poco più, smeraldi per raid. Eccoci qua. Una volta preso Bedomen, torniamo giù e cominciamo a farmare. Abbiamo una bella riserva di totem, eh? Non vedo l'ora che si rompa sta armatura di ferro. Chest piena, ole!
Ultimo raid, basta. Bene, è ora di tornare al villaggio. Ai. Pomodoro Knockback. Salve lei. Salve. La sua gunpowder mi serve, sa? Non ne droppa manco. Salve. Ehi, aia. Oh, due creeper. Addirittura. Salve, salve, questa è la mia proprietà. C'è qualcosa che mi dà leggermente fastidio. Credo che tornerò con Optifine a giocare, perché non mi piace molto in questo momento Forge e il resto. E rieccoci qua. Manca solamente una cosa che non ho ancora fatto, ovvero vediamo se ho la mia texture. Eccola qua. Vediamo se ora va. Ah, molto più carino così, eh? Anche il cappello di Natale, non me lo ricordavo più. Vuol dire che c'è pure... Ho un'idea molto storta. C'è ancora, non ci credo. Questo è un piccolo easter egg della mia texture pack, ovvero la doc pack, che ormai è in versione beta 1.2 perché l'ho modificata. Vabbè, niente, ora avrete il mio personaggino tutto il tempo lì a sinistra. Vabbè. A questo punto me ne rinomino un altro paio, così almeno faccio prima. Come buttare easy dei livelli? Vabbè, 7 livelli li abbiamo buttati via random. Adesso questi ce li teniamo tutti nell'inventario. E niente, salve, come va la vita qua? Lei è ancora al mending, giusto? Mentre qui sopra niente di particolare, giusto? Lei è ancora qui dentro? Fatto amicizia con qualcosa? No, lei è molto... Il mio blocco di cobblestone. Un giorno ti curerò, te lo giuro. Forse. Comunque i livelli mi servivano, però vabbè. Mi servivano infatti per i piedini, a cui devo mettere Depth Strider 3, non Depth Strider 2. Tratto un altro Feather Falling. Vabbè, non ci serve. Mi tocca tornare a fare altri livelli. Rieccoci qua. Stavo per lasciarci le penne uccidendo uno scheletro che era sotto un albero, però per fortuna non ce le ho lasciate. Beh, Protection 4 non mi serve a niente. Io devo trovare un'altra cosa. Cioè, in verità mi servirebbe almeno un Protection 3. Però, se riuscissi a trovarlo, magari. Breaking. Ah, eccoli, perfetti questi. Posto, ci prendiamo 5 diamanti. E continuiamo anche col cappellino. Blast Protection non lo voglio. Questo è più interessante. Acqua Affinity. Vuol dire che questo è meno potente. E lo disenchantiamo per trovare Respiration. Vero che mi fai trovare Respiration? Esatto, perfetto. Con l'ultimo enchant poi, vabbè. Cerchiamo di unire tutti questi. Questo con questo costa 18. Mentre se lo giro, 14. Questi, 18. O 22, ok, non ho livelli. E gli altri sono già tutti uniti, vabbè. Le uniremo la prossima volta. Questo è un brot 3. Per ora abbiamo creato l'elmetto che ci serviva. Manca mending, che forse riesco a metterli se non costa eccessivamente. 3 livelli. Andrà solo fatto in netherite e questo è a posto. Per oggi signori basta e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!